Leonardo Facco, giornalista, autore per Aliberti del libro Umberto Magno, La vera storia dell'imperatore della Padania. Doveva intervenire nel corso della puntata di Exit di mercoledì 9 marzo, dedicata alla Lega Nord. Non è stato possibile intervenire e parli di vera e propria censura. Ci puoi raccontare che cosa è successo? Sì, è successo questo. La cosa parte da lontano perché parte ad agosto dell'anno scorso, quando mi vengono a intervistare, sapevano che stavo scrivendo questo libro. Faccio 3 ore di intervista e poi il libro esce e la stessa giornalista che mi aveva intervistato allora legge il mio libro e dice: è incredibile, ci sono un sacco di cose interessanti, nuove che io manco sapevo, rivediamoci. E a gennaio vengono a intervistarmi altre 3 ore di intervista. Questo mi dicono. Verrà usato appunto per la nuova edizione di Exit, sulla Lega ci sarà una puntata, la prima o la seconda, va bene. A questo si aggiunge il fatto che sabato dalla redazione di Exit mi telefonano e mi dicono: guardi che ci farebbe piacere, abbiamo visto le sue interviste, insomma, se lei venisse in studio, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. La chiamiamo lunedì per il biglietto aereo, per queste cose, d'accordo. Il lunedì non si fanno sentire, il martedì mi telefona la stessa persona della redazione, mi telefona alle 8 di sera, io metto in viva voce il telefono perché ero a cena e comincia quasi un po' balbettando, insomma lei sa, purtroppo ci sono delle pressioni, la questione, bisogna cercare di creare una trasmissione equilibrata, insomma la fa lunga e dice non, lei non interviene. Io mi metto a ridere e dico: vabbè, guardi, sinceramente non mi meraviglio di queste cose, però voglio. No, ma non si preoccupi perché comunque, guardi, abbiamo le sue interviste, andrà questo, andrà l'altro, eccetera. In più le lascio il mio numero di cellulare, perché dovesse eventualmente accorgersi qualcosa in trasmissione, lei chiami che la facciamo intervenire in diretta. Mi metto a guardare la trasmissione, ovviamente la trasmissione è quella che è, non vedo passare i servizi. Alle 22:50 decido di chiamare, chiamo la stessa persona della redazione, dico: insomma, è abbastanza ridicola questa trasmissione, voglio dire, lasciate ancora dire molte cavolate a questo signor Reguzzoni, oppure, e gli faccio intendere, insomma, che l'ho chiamata perché così mi aveva detto per poter intervenire. Ma no, ma non si preoccupi, dite, anche lì comincia un po' a balbettare, qui la mia scaletta, lei ha il servizio ancora previsto, guardi, non vedrà che finisce la trasmissione, ovviamente non è andato assolutamente nulla. Ecco, da lì è partita, diciamo, questo mio racconto che mi sembra doveroso far sapere, dato che io non ho né santi, né protettori, né nessuno a cui rendere conto, sono assolutamente un libero pensatore e come libero pensatore non posso essere incasellato, dico quello che voglio. La redazione di Exit ha replicato oggi alle tue dichiarazioni dicendo che non c'è stata nessuna forma di pressione da parte della Lega, ma che è stata una decisione autonoma della redazione. E in questo modo si può dire che hanno ammesso di aver censurato loro stessi. Esatto, io dico, non solo innanzitutto ammettono la censura, il problema è che si addossano loro la colpa. La questione è molto semplice, basta usare la logica per capirla. Allora, per quale motivo la 7 decide, se non si dimentichi che alle 22:50 ancora dicevano che andava il mio servizio in onda, ma per quale motivo la 7 mi fa intervistare ad agosto, mi fa intervistare a gennaio, mi chiama per invitarmi in trasmissione, mi richiama per dirmi: oh, peccato che non va al suo servizio, eccetera, cioè decidono la censura all'ultimo minuto loro? Beh, a me fa abbastanza ridere. E fa abbastanza ridere perché io da quando ho pubblicato questo libro è chiaro che mi accorgo dell'aria che si respira nei miei confronti e soprattutto di quali sono le pressioni che sta facendo la Lega. Io, chiaro, io non mi metto a piangere, io non mi metto a lanciare altilà, però io le cose le dico, non sto zitto. Se avesse potuto partecipare alla puntata di Exit, che cosa avrebbe voluto dire a proposito della Lega? Beh, guardi, sono tantissime le cose che non sono state dette sulla Lega. Intanto, non so, si pensi al fatto che non è stato affrontato il problema della vera leadership e quindi del discorso del cosiddetto cerchio magico, per il quale Reguzzoni si è subito arrabbiato appena l'ha sentito nominare, dato che non ne fa parte. Non si è parlato del fatto che Umberto Bossi è un cialtrone vero, io lo scrivo, è il primo capitolo del mio libro e ne spiego il perché. Non si è parlato di tutti i fallimenti economici della Lega Nord, si è soltanto accennato alla Banca Padana, ma io vorrei ricordare il caso di Salvore e del villaggio in Croazia, di cui io sono diretto testimone e di cui all'inizio di febbraio ha ricevuto la condanna Enrico Cavaliere, che era un importante esponente della Lega Nord, per la cui situazione è ancora sotto inchiesta
anzi, è stato rinviato a giudizio Stefano Stefani, che è un importante personaggio della Lega Nord. Altri fallimenti oppure truffe legate al Prato di Pontida, oppure ancora il comportamento di Bossi. Bossi fa ridere quando si parla di. Io ho visto il collegamento dalla sezione di Laveno di quella ragazzina di 20 anni che parlava del Bunga Bunga. Ma il Bunga Bunga, Bossi, lo faceva da sempre, perché c'è tutto un capitolo nel mio libro che parla del signor Bossi e delle sue frequentazioni e di come in Parlamento, prima che arrivasse Berlusconi, già Bossi aveva inventato il metodo su come mandare certi personaggi. Quindi voglio dire, di cose ce n'erano tantissime, ma le faccio un esempio concreto. Reguzzoni si è messo a dire, quando qualcuno gli ha ricordato, forse il vostro direttore, che avevano previsto di abolire le province, dicendo che no, non è vero, Bossi non l'ha mai detto. Palle, assolutamente palle, nel programma del 1991 della Lega, e guardi che nella Lega comanda solo Bossi, gli altri sono tutti cani da lecca, in quel programma c'era scritto che non solo andavano abolite le province, ma anche i prefetti. Oggi le province aumentano, guai se gliele tocchi la Lega, e addirittura i prefetti, che sono l'emblema del centralismo italiano, aumentano di numero. Questo grazie a Maroni. Ma è un'infinità di cose da dire.